Buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti nel mio canale Svapore Build. Oggi una nuova recensione di una ricetta Flavor Boss Shot. La ricetta in questione è il l'Unicorn Milk by Catwood Spy, c'è scritto. Una ricetta che ha praticamente 7 ingredienti all'interno. La percentuale totale di aromatizzazione è del 16,5%. La ricetta è su base 70-30. Il tempo di maturazione consigliato da loro è di 6 settimane. Il mio liquido sta maturando dal 30 gennaio. Quindi sono passati più di 6 settimane. Gli ingredienti che ci sono dentro ve li mostrerò alla mia destra, alla vostra sinistra, qui, con le percentuali di ogni aroma. Andiamo un attimino a fare un'analisi olfattiva della ricetta. Allora, il liquido praticamente è un giallo un po' sbiadito. Andiamo all'analisi olfattiva del liquido. All'analisi olfattiva si sente parecchio la fragola, ma parecchio la fragola con uno sfondo cremoso che può essere, si sente leggermente la vaniglia custard, ma leggermente. L'odore predominante è comunque la fragola, anche perché la fragola è all'8,5% miscelata, quindi è una dose comunque abbastanza importante di fragola. Andiamo a fare la prova di svapo sul GUM 22 con una rigenerazione in Clapton 2632 Cantal. Ho fatto 4 spire spaziate, spaced, su punta da 3. Andiamo a provarlo sulla RX, la resistenza finale dovrebbe essere intorno ai 0,35 ohm. Adesso vi dico subito. La resistenza finale è 0,37 ohm. Io la vado a svappare a 85 watt a 5,6 volt. Vediamo un attimino di cosa sa l'Unicorn Milk Catwood Flavor Boss. Allora, prima di tutto dico che io il liquido originale non l'ho mai provato, se non mi sbaglio. Forse l'ho assaggiato al Vapitali, ma non mi ricordo, l'anno scorso. Però ho provato l'Unicorn della Twisted. E devo dire che l'Unicorn della Twisted si avvicina molto a questa ricetta. Diciamo che sono molto simili come gusto. Forse questo è un po' più carico. È un po' più forte come gusto, ma il sapore generale è molto simile all'Unicorn della Twisted Flavor Aroma che ho recensito qualche mese fa sempre sul mio canale. Niente, praticamente si sente la fragola molto bene con uno sfondo cremoso. Lo sfondo cremoso è un po' più accentuato rispetto all'Unicorn della Twisted. Qua lo sento un po' più deciso lo sfondo cremoso rispetto all'aroma Twisted Unicorn. E dato che mi hanno detto parecchi che l'Unicorn della Twisted è molto simile all'Unicorn della Catwood, quindi posso solo dire che questa ricetta sicuramente si avvicinerà al liquido originale. È sicuramente un buon liquido, è un buon liquido, a chi piace la fragola sicuramente è una ricetta che vi consiglio. Secondo me non è un liquido che stufa, si può svapare tranquillamente all day, non è pesante da nauseare o cose del genere, è un liquido che si fa svapare volentieri. La nota predominante è la fragola con uno sfondo cremoso che può essere la vaniglia custard in primis, si sente leggermente la vaniglia custard.
E lo sfondo comunque cremoso del sweet cream, il buttercream cappella, insomma si sente questo sfondo con la fragola predominante. Il mio liquido ha una maturazione di 2 mesi e mezzo, quindi sono circa 8 settimane, quindi il liquido è più che maturo. È una ricetta che vi consiglio se avete assaggiato l'unicorn della Twisted e vi è piaciuto. Vi consiglio comunque questa ricetta. Flavor Boss comunque vende bottiglioni da mezzo litro o 1 litro. Invece di prendere l'aroma Twisted, prendete questo, secondo me vi conviene. Oppure avete provato l'unicorn della Catfood e vi è piaciuto, potete sicuramente puntare a questa ricetta, tranquillamente consigliabile tutta la vita. Io preferisco questa all'unicorn della Twister, se devo essere sincero. Preferisco questo qua. Ok ragazzi, bene, mi sembra che non ci sia altro da dire. Prossime recensioni sul canale. Continuiamo con le ricette Flavor Boss. Ho da recensire ancora il Grand Custard, il Blue Custard, poi il Lemon Pounded, sempre Flavor Boss. Poi andremo a recensire atomizzatori Box, atomizzatori Speed Revolution, Strike 14 mm, confronto con lo Strike originale, Strike 18 mm, recensione e confronto con lo Speed Revolution. Poi andremo a recensire il Mason Dab Tank da 30 mm, un tank. Poi andremo a recensire il Sit H-Stone, il Crittel Cyclone Mod, e poi forse, sì, è la Noisy Cricket 25, e poi forse ancora qualcosa, ma vedremo. Ok ragazzi, bene, vi lascio con l'ultima svapata. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!